Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella 27esima parte del Let's Play di The Legend of Zelda Majora's Mask. Qui è Dido e... Simo. Che è il mio fidanzato, non lo dite a nessuno. Bene. Allora, che facciamo oggi, Simo? Andiamo a prendere una bella bottiglia, sì. Oh, yes! Basta! Ovvio. Oh. Che... Come eludere una guardia, state a vedere, Proprio con la Deku Mask io non si può arrivo, proprio... Arrivo subito, eh! Arrivo, faccio lo scatto dal GameStop, fare uno scatto. Bene, non c'è verso passare con la Deku Mask, è inutile anche provarci. Anche GameStop, se ho visto uno su internet farlo. Che tu da puoi GameStop, ma sono tornato subito. Ecco. Perché se non per GameStop lo bruciamo. Povero GameStop, fanno giochi così belli. Magari dai, i giochi gli vendano anche belli. Magari però gli vendano a prezzi, Dio caro. Allora, vediamo un po'. Semo, ma ci credi che siamo arrivati a 1000 iscritti? È tanto, eh. Boia. No. Boia, sono contentissimo. Non me ne rendo nemmeno... Ma non avevo per i coglioni epona. Non ci re, cioè proprio non è possibile, via, non è possibile. Quelli che si sono iscritti sono tutti stronzi. Tutti stronzi, faccia di culo, oh, andate tutta a cacare. No, a parte gli scherzi, grazie di tutto. E davvero grazie di tutto. E abbiamo tipo 942 video in programma, vero? Sì, e infatti, allora, spiega mentre vado nella Great Bake Off Part 2. Vi spieghiamo un po' che cosa abbiamo in programma. Allora, il 23, vai, spiega te, Semo, vai, che si sente. Allora, intanto il 23 di doverà da me a camperare un po'. E il 24, insieme, andremo a prendere Mario. Esatto. Quindi, questo vuol dire che faremo un video d'unboxing fuori, perché Dido ovviamente ha la nuova videocamera, quindi magari non faremo il solito unboxing dentro casa, ma può darsi seduti su una panchina, no? Esatto. O per terra come dei barboni. Oppure, o su autobus, no? Oppure sui viso di Tomà. O sul pisello. E poi faremo un video lo stesso giorno, perché ovviamente lo proveremo. Uh-huh. Lo stesso giorno, quasi a fine giornata, faremo un video dove diciamo... le nostre impressioni. Sì. Le nostre prime impressioni. Prime impressioni su questo giocone, dai. Giocone, è un giocone, Mario è un giocone. Mario è un giocone, viene, non c'è altro da dire. Gente si lamenta che è uguale agli altri titoli quando e ha il coraggio di comprarsi FPS a GoGo sulle console HD. Andate a cagare. Non dite che è uguale a tutti gli altri Mario, perché... Cioè, se vi comprate appunto giochi sparatutto lì e cazzate, allora non capito veramente una minchia. Veramente. Ragazzi, aspettate, blocco un attimo, perché non ricordo quale sia la cascata, insomma, da scalare. Taglio, la provo e taglio, va. Ecco, allora, è una cazzata. Mi sono ricordato. Puttanata. Allora, Semo, non lo so... Parlane, vai, parla della... Sì, della cosa, allora noi avevamo intenzione, sì, forse, ma... Non si sa, però potrebbe essere una cosa... Può darsi. Aprire un altro canale. Un canale 2, no? Sì, un Dido Semo 2. Sarebbe carino, sì. Perché... Sarebbe. Sarebbe, sì, sarebbe ganzo, secondo me. E dove ci potremmo mettere video extra al canale normale, per non insudiciare il canale con vlog del cazzo, eccetera. E dove faccio appunto più vlog, cose magari meno riguardanti i videogiochi, anche se qui ce n'è comunque di cose non riguardanti i videogiochi. Sì, cercheremo di spostarle magari, dai. No, perché magari comunque sono riguardanti a film... Sono riguardato. Ah, te intendi quello, no? Diciamo che da ora in poi li faremo nel secondo canale, se proprio le dobbiamo. Quelli che magari sono qui, lasceremo qui, no? Sì. Però insomma, ancora quella del secondo canale non è poi una cosa certa.
abbiamo l'intenzione, ma non abbiamo neanche la sicurezza, quindi boh, guarderemo. Sì, ci vorremmo mettere vlog dove noi chiacchieriamo, magari visto che ora si va anche in vacanza, fare qualche video così. Capito? Sì, sì, sarebbe molto carino. Ma è un'idea, boh, può darsi, si farà come no. Allora, ragazzi, qua dovevo fare una gara contro un castoro. Lo so che non è una cosa normale, ma a Nintendo gli è venuta in mente così. Guardate sto castoro, guardate com'è. Faccia di merda. Culone, puzza. Guarda, guarda. Fonda il lago. Faccia di chiazzo. Allora, ragazzi, blocco un attimo perché devo assolutamente salvare. Bene, adesso parliamo con Mister Stronzo. Guardate com'è questo castoro, è veramente bruttissimo. Devo vincere la gara contro di lui. Dai, Semu, Mario Kart. It's now. Sì, bella la musica di Mario Kart. Però. Let's go. No, no, Zora. Io odio lo Zora per questo. Su Nintendo 64 è molto meglio. Ma scherzi? Ora io oggi ci ho giocato. Ti è piaciuto il controller? Sì, ma guarda, poi cioè ti deve abituare all'inizio perché c'è il tasto BZ che è di dietro, no? Poi c'è questi tasti che le frecce non servono a un cazzo, le frecce non vengono usate ma in nessun gioco, secondo me, pochissimi. Non le frecce a destra, le frecce a... Quindi secondo me potevano mettere a cloche che c'è lì al posto delle frecce. E le frecce farle un accessorio da attaccarci. Vabbè, senti. Però è una cosa uscita negli anni 90, diglielo ora Nintendo. Madonna, non ci credo. È molto bello come oggetto, è bellino, sì, beh. Dai. Mi piacerebbe avere anche a me personalmente, però io ho paura di comprarlo, cioè, a parte per i giochi, di trovarli male, non lo so, però mi piacerebbe averlo sinceramente in casa. Sì, può darsi di trovarli rotti o che non funzionano. Come mi piacerebbe avere un SNES e... ma sai, quelli vaffanculo, quelli non vanno nemmeno nelle televisioni d'oggi. Devi avere un affare di cavi e non te lo immagini. Madonna, ho perso, ma di parecchio, eh. No, il Nintendo 64 mi ci va. Quello sicuro, perché oggi se ci sei giocato è bene anche. Quindi. Adesso è arrivato il fratello del castoro. E probabilmente... Se devo vincere una gara anche contro di lui. Che palle, perché lo Zora è veramente un casino. Salvo stavolta. Andiamo Zora. Accidenta a lui. È proprio un casino, ti giuro Semo. Riparto perché guarda, mi sono subito sbagliato. Purtroppo devi premere proprio un tasto per andare giù. Cioè se no torna su. Andiamo. Mamma mia, come stronzo lo Zora. Veramente dei comandi impossibili. Veramente impossibili. Devo vincere, devo far prima di 2 minuti, ma... Prima gli ero dietro al castoro, mi faceva superarlo, ma vabbè. Mi sa che è impossibile superarlo, eh. Tanto per dirvelo, ma... Che palle, questo episodio è inutile. Però è ganzo fare gli episodi così, perché... Non devi star concentrato, non devi stare attento a dungeon. Infatti gli episodi che farò nel dungeon li farò da solo, perché devo stare un po' concentrato con le fatine. Invece ora è divertente anche stare con Semo, il mio fidanzato. Tanto. Bella fica. Basta! Basta di ste parole, basta. Accidenti a te. Insomma. Fare questi atteggiamenti da gay. Davvero. Ovvio. Basta. Insomma, c'è un limite a tutto. Oh. Donna sto castoro, io l'ammazzo. Io... Beh. Casino, lo Zora l'ammazzo per primo perché... No. Che palle. Mi metto a piangere, Semo. Che palle. E insomma, ragazzi, secondo voi come sarà questo Mario? Io non vedo l'ora personalmente. C'è un giapponese
l'ha finito in 3 giorni e 3 notti consecutive senza mai smettere. Cioè, 3 giorni e 3 notti, eh. Aio, cioè, sei una fava, sei, ti rovini il culo. No, guarda, io, ma chi non vedo l'ora di giocarlo. Ti ricordi avevamo fatto quel video del 3DS XL? Oh, yes. Ecco, personalmente a me un pochino mi sta attirando, perché come console è bella. Abbiamo vinto una bottiglia, Ok, continua, Semo. Come console è bella. No, giusto? Sì, è una bella console, certo. È bella, e la classe ce l'ha. Aspetta un attimo, Semo, perché devo salvare un attimo. Bene, Semo, che dicevi? Sì, allora dicevamo che comunque l'Nintendo 3DS XL è una bella console. E se troverò soldi in futuro, penso che me lo comprerò. Ma è proprio bene. Oh. Se oggi troverò... delle signorine ai centri commerciali Gigli in Toscana mi hanno fermato, mi hanno detto: oh, ma quanto sei bello! E io gli ho detto: vabbè, grazie, ma cosa pubblicizzate? Il 3DS XL. Te hai un 3DS? Amore, perché mi chiamano tutti così. E io gli ho... ma fanculo, cazzo. E io gli ho detto: certo che ce l'ho. E ce l'ho in tasca. E loro: perché, ma perché non provi il 3DS XL? E io: no, perché mi state sulle palle voi signorine. No, il 3DS XL, dai, non è male, oh. Non è male. Non è male, perché anche quello rosso, tutto il... cioè, tu lo vedi alla luce, tutto illuminato davanti. È cioè, bello, giocarci su uno schermo più grande e tanta roba. Il rosso fa illuminare la console. E poi anche Mario sarà aspettato l'aria, tutti quei colori sul coso. Che... bah! Che dire, se ve l'ho detto, se troverò soldi da da investirci. Sì, fai proprio bene a investirli in questo modo, sicuramente. E lo farò. Lo sapete, non lo so se è vera comunque o meno notizie, So, ma ho sentito dire in giro da qualche parte che l'Xbox 720 costerà $100. Se non è possibile, okay. Scusa. Ho non sentito è... dire. Non l'hanno neanche progettata, come possono pensare al prezzo? Boh, io l'ho sentito dire da... io sentivo di così. Ma io prenderei queste notizie a bocca e culo, cioè, nel senso, secondo me se la Wii U costa €399 e la Nintendo ha sempre tenuto i prezzi molto bassi, a parte anche Microsoft ha prezzi molto bassi, però non credo stai a €100. No, soprattutto, però penso soprattutto in America avrà prezzi bassi, perché in America l'Xbox è molto... Esatto, perché la gente dice, quindi, ecco, l'Xbox quindi, è la console... Quindi, essendo venduta, alla Microsoft non frega un cazzo, può abbassare il prezzo della console e venderla comunque a quel prezzo lì. Bene, proviamo la gara del cazzo. Qua mi sono veramente rotto i coglioni, perché è la quarta volta che la riprovo, ma è una cosa impossibile su emulatore, vi giuro. Vi giuro, ci giocassi con Nintendo 64 sei il pro dei pro. Vero, Semo? Dicevamo, in America, una cosa strana... Oh, è la quarta volta che si fa sto discorso, ma... sto tenendo le palle, guarda. Una cosa strana che succede in America è che i prodotti Microsoft vendono tantissimo. Ancora, basta! E lo devo dire, perché è una cosa stranissima. Ancora strano, basta! Lo so, Semo, però il pubblico non sa che l'abbiamo ripetuto 4 volte, perché quattro volte si frega un cazzo. Oh, frega, madonna. mi dispiace, Semo, è così. La vita di uno youtuber è fatta anche di queste piccole cose. Visto come sono poetico oggi? Te che ne pensi di PS Vita, Semo? È una merda! Perché, ragazzi, io mi spiego. Perché ho detto 4 volte questo discorso, questa cosa. Una merda, merda. No, fa schifo. No, fa troppo ridere questa situazione, perché abbiamo ripetuto 4 volte il discorso e le domande che stiamo facendo, quindi giustamente siamo sui rotto i coglioni. No, dai, ragazzi, la PS Vita è nata con una linea eccellente,
e ora non sta più uscendo niente. Se non alle 3 hanno annunciato COD e PlayStation All Star Battle Royale. Giochino del cazzo! Allora, abbiamo vinto. Abbiamo vinto la gara. Che sono stupendi Strua Story, veramente. Guardate come sono stupendi, anche come parlano. Che poi parole non parlano mai con noi, ma si parlano tra loro. Benissimo, abbiamo preso il secondo pezzo di cuore. Finalmente. Oh, abbiamo fatto la gara. Sei contento, Semo? Abbiamo fatto la gara. Sì. Salvo. A me frega un cazzo. C'hai ragione. Bene ragazzi, ho visto, ci mancano veramente pochi minuti di video. Quindi facciamo una bella cosa veloce, eh? Va bene, Semo? Se facciamo una bella cosa veloce? No. Allora, Semo sta chattando su Chatroulette. Si sta masturbando su Chatroulette. No, no, basta! Con queste cose da omosessuali, basta! Sì, lo so che ti garba masturbarti su Chatroulette. Cioè, è inutile che lo nascondi, cioè, no. È una cosa ovvia, via. Madonna! Ora vengo così. Prendo il patibolo e te lo... E te lo filo il che? Il patibolo. E che? Un oggetto qualsiasi che fa male, va bene? Ah, salvo ragazzi, perché non voglio cadere. Oh. Oh no. Ok, allora, guardate ragazzi, questa è una delle cose più pallose che abbiamo fatto. Perfetto. Probabilmente sbaglierò qualcosa, ma facciamo finta di niente, eh? Brutto uccello di merda. Beh, guarda, poi chi ce l'ha? Gli andamenti omosessuali. Te, eh? Io no, per niente. Scusa. Hai appena detto uccello. Vabbè, è un pipistrello, un pipino, un pipi. Ancora! Ancora, guarda. Allora, ragazzi, vedete qua? Bene. Ricordatevi questo posto perché ci torneremo tra un attimo. Salvo. Allora, bisogna entrare qua dentro. Scusate se non l'ho fatto subito. Semo sta chattando le sue amiche lesbiche. Ho sbagliato. No. Stronzo. No, non impara un cazzo. Allora, trasformiamoci in Zora. Perché bisogna trasformarci in Zora. Che ti sei mai trasformato in Zora? No. Ecco, ho sbagliato, mi sa di nuovo. Allora, devo tirare fuori l'ocarina. Oh, baby, that's nothing you got there. Allora, ora lui ci chiederà una canzone da scrivere. Bene, la mia sarà molto semplice. Giù, 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 a. Esatto. Oh, yes, that's great. È una bella canzone effettivamente, in giù, in giù, in giù, è una canzone che ho creato io ragazzi, è effettivamente carina. No? Oh, perfetto. Adesso noi dovremo suonare la canzone, questa canzone, ogni volta che lo vorremmo tirare fuori di lì. In giù, 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 ah. Perfetto, è una cazzata. E lui comparirà davanti a noi, io ho sempre fatto in giù, in giù, in giù, ah, perché è comodo. Perfetto ragazzi, adesso torniamo al posto di prima, taglio. Allora ragazzi, siamo tornati qua, dove un attimo fa suoniamo la canzone dello Spaventapasseri. In poche parole basta premere giù, 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 e poi a un certo punto quando c'ha voglia premi A. Ok. Ed eccolo lì. Adesso, è la cosa più facile del mondo, prendiamo questo pezzo di cuore e andiamocene a cagare. Merda, 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 sarà un casino. Poi parole bisogna semplicemente, è facilissimo ragazzi, prendere, puntarlo, lanciare e farsi trasportare. Ok ragazzi, abbiamo preso un pezzo di cuore. Nel prossimo episodio prenderemo l'ultimo pezzo di cuore, non so sinceramente dove, e ciao a tutti per il 27esimo episodio in preparazione per il terzo dungeon che farò dopo le mie vacanze, da Dido e...
Semo. Ciao a tutti, guardate il link al sito. Che figata. Ciao ciao.